Con la nostra ricerca esploriamo come i nuovi assemblaggi ibridi stiano ricreando materialmente e ridando anche un significato simbolico ai sistemi ecologici che supportano la vita sulla Terra. Cerchiamo di documentare l'ecologia emergente, le connessioni sotterranee, le biologie ricombinanti della plastisfera nell'Ottolucene. Il termine plastisfera si riferisce all'insieme di organismi che colonizzano la plastica, tra cui batteri, alghe, funghi ed ecosistemi complessi, e che si sono evoluti per vivere su plastica, microplastica e vari detriti di origine antropica in ambiente marino. Il loro appetito per la plastica è dovuto al fatto che i nutrienti nell'oceano, come l'azoto, il ferro, il fosforo, sono disponibili in concentrazione maggiore proprio sulla plastica. La plastica presente nell'ambiente marino si frammenta in particelle galleggianti che pian piano scendono nei diversi comparti oceanici sotto la superficie. A differenza della maggior parte dei materiali naturali, la plastica è molto durevole e persistente e consente la crescita e la diffusione di organismi che vi si attaccano e che riescono a raggiungere diverse aree marine in un processo chiamato rafting. Di conseguenza, la plastica in mare può essere un vettore per diverse comunità microbiche e non solo, con conseguenze sull'ecosistema marino e sulla vita della terra ancora da esplorare. La biologa Cristina Romero Castillo nota che molti progetti cercano di ripulire l'oceano dalla plastica, una via da tentare per i rifiuti visibili, ma per le micro e le nanoplastiche è come spazzare nel deserto. Possiamo solo aspettare, scrive, che questi pezzetti finiscano per sedimentarsi, sepolti nei fondali marini. E questo ci porta ad interrogarci sulla natura e sul significato delle nuove ecologie marine che stanno emergendo. Già nel 1966 l'antropologa Mary Douglas spiegava che l'inquinamento è percepito come un particolare pericolo associato all'ambiguità che emerge dall'assenza di controllo, di definizione. E poi, come ha mostrato il sociologo Bruno Latour, la società occidentale moderna ha fatto della purificazione e del tentativo di nascondere l'ibridità di molti fenomeni la sua cifra distintiva. In questo modo le stranezze, i mostri, le supposte eccezioni derivanti dalla in verità pervasiva pratica della mescolanza del reale sono stati espulsi progressivamente dalla vista pubblica. Ma la plastisfera sta rendendo queste stranezze visibili. Seguendo il lavoro di Kim De Wolf, vediamo che la plastica negli oceani non è semplicemente materia fuori posto prodotta dall'uomo, è anche una questione di vita e di morte, perché i corpi vivono, viaggiano e muoiono con la plastica al loro interno. Le associazioni ibride tra plastica e animale, sintetico e naturale, rifiuto e vita, si insinuano in tutte le increspature tra le nostre categorie ontologiche e questi intrecci non possono essere sciolti. Questo ci suggerisce che forse il lavoro continuo di purificazione e separazione che caratterizza il nostro modo di conoscere, di stare al mondo, è destinato a fallire. È solo abbracciando piuttosto che mettendo in guardia o cercando di sciogliere i grovigli che sono già esistenti, già aggrovigliati, che si può capire che i materiali sintetici hanno una vita in relazioni che non possiamo recidere perché ne facciamo parte. E dunque possiamo chiederci, dobbiamo includere i materiali non viventi e potenzialmente patogeni come la plastica nelle nostre reti di relazioni ecosociali? Donna Haraway sostiene che abbiamo bisogno di una biologia multispecie, dobbiamo apprezzare e migliorare il numero e la qualità delle relazioni tra umani e non umani in un'epoca in cui siamo costretti a vivere e ad affrontare i problemi ambientali generati dalle attività antropiche, che lei chiama l'Ottolucene. I legami, le parentele umane e non umane tra le società e il mare vengono forgiati da un processo costante di simpoiesis, cioè di farsi insieme. Haraway scrive: gli esseri viventi si compenetrano l'un l'altro, girano intorno e attraverso l'altro, si mangiano l'un l'altro, ne fanno indigestione, si digeriscono parzialmente e si assimilano parzialmente l'un l'altro, stabilendo in tal modo accordi simpoietici, che sono altrimenti noti come cellule, organismi e assemblaggi oceanici. Il processo simpoietico dei batteri microplastici ci costringe ad utilizzare un pensiero non lineare, non logico, ma tentacolare, come le creature ctonie dell'Octolucene. La tentacolarità riguarda la vita vissuta lungo linee che si intrecciano in un processo di costante cambiamento e trasformazione, di simbionti coevoluti.
E allora esplorare le connessioni corporee, materiali e simboliche del vivente umano e non umano e del non vivente ci permette di comprendere la composizione di materialità, immaginari e forze nello spazio liquido per riconcepire la nostra comune appartenenza all'oceano. Scrive Haraway, incontrare la pura e semplice natura non umana delle barriere coralline, con i loro requisiti per la vita e la morte di miriadi di creature che le popolano, significa anche sapere che almeno 250 milioni di esseri umani oggi dipendono direttamente dall'integrità di questi olobionti per vivere e morire bene. Coralli diversi e persone e popoli diversi sono in gioco l'uno con l'altro.